Arte e spiritualità, due facce della stessa medaglia. Lo sa bene Confcommercio Marche Nord, che da tempo ha messo in connessione diversi comuni della provincia di Pesaro Urbino per creare itinerari capaci di rafforzare l'offerta turistica dei nostri territori in modo coeso e spesso tematico. L'ultima trovata è l'itinerario del silenzio e della fede. Consapevoli del crescente successo del turismo religioso a livello globale, questa volta si punta sull'appeal di luoghi di culto contrassegnati anche dalla pace della natura. Tanta gente in Italia e nel mondo si muove, va in vacanza, viaggia alla scoperta di chiese, eremi, abbazie, immergersi insomma nel silenzio e nella fede, come è appunto il titolo di questo nostro itinerario. E noi abbiamo ritenuto di dover cogliere questa opportunità di questa crescita esponenziale del movimento turistico religioso, facendo appunto un itinerario all'interno dell'itinerario della bellezza, che rimane sempre il nostro punto di riferimento. Quindi nei 16 comuni dell'itinerario della bellezza, con l'aggiunta anche dell'eremo di Fonte Avellana, che nel comune di Serra Sant'Abbondio, che non fa parte dell'itinerario della bellezza, ma non poteva essere escluso da un itinerario della fede e del silenzio, abbiamo raccontato la storia di tanti eremi, di tante chiese che sono degli scrigni d'arte, ma anche di storie legate alla devozione popolare, alle tradizioni religiose cristiane. Penso alla storia fantastica del Santissimo Crocefisso di Castel di Mezzo, con la storia che narra di questo crocefisso ritrovato nel mare a Vallugola e le divisioni tra i castelli di Gabicemonte, Gradara, Castel di Mezzo e Fiorenzuola hanno fatto sì che la gente, per decidere dove collocare questo crocefisso, l'hanno messo su un carro trainato dai buoi, e dove si è fermato è rimasto il crocefisso, e si è fermato davanti alla chiesa di Castel di Mezzo. Quindi tante storie che narrano veramente della devozione popolare. L'itinerario, un vero e proprio museo diffuso, è stato sintetizzato nero su bianco all'interno di un'agile guida di 128 pagine. Dal canto suo, Fano gioca un ruolo da protagonista, soprattutto grazie ad alcuni luoghi peculiari che Varotti non ha esitato a definire delle eccellenze assolute. Fano ci entra perché abbiamo sicuramente un luogo del silenzio per eccellenza, che è il Monte Giove, che è il luogo dove alcune persone vanno anche per rilassare le menti, diciamo, dopo alcuni momenti di vita, quindi un luogo da visitare, un luogo magico. E poi abbiamo due luoghi cittadini nel nostro centro storico, che ovviamente sono la Cattedrale di Santa Maria Assunta e sono quella di Santa Maria Nuova, che sono due luoghi per eccellenza dove le bellezze artistiche sono all'ordine del giorno. Da una parte c'è la Cappella Nolfi, che è stata dipinta dal Domenichino, dall'altra Santa Maria Nuova abbiamo la predella, dove insomma ci ha messo le mani un giovane Raffaello insieme al Perugino, abbiamo la Pala del Perugino, abbiamo le opere di Giovanni Santi, insomma veramente un luogo fantastico. Poi Fano avrebbe tanto altro da raccontare, perché era la città dei campanili, era la città delle chiese. Anche al di fuori della città abbiamo la bellissima chiesa di Santa Maria del Ponte Metauro, dove i malatesti fecero un pellegrinaggio da Rimini, insomma, per scongiurare la peste del loro popolo. In questo momento non l'abbiamo inserita all'interno di questa guida, anche perché sono tante le cose da raccontare nella nostra provincia, ma insomma ecco, Fano entra a pieno titolo in questo itinerario che vuole esaltare anche la caratteristica tipica del nostro territorio, di un paesaggio sinuoso, di luoghi dove potersi rilassare, non solo dal punto di vista fisico, ma anche proprio dal punto di vista spirituale. Dal cilindro di Confcommercio esce sempre qualcosa di interessante. Tra le idee in cantiere c'è anche l'itinerario del mototurismo. Sì, l'itinerario del mototurismo è pronto, aspettiamo però un attimo a farlo uscire, perché stiamo ingolfando un po' il mercato con nuovi itinerari, però è pronto. Sono 15 itinerari, 3 per ogni provincia marchigiana, con indicazione anche dei luoghi dove soggiornare, dove fermarsi, le cantine dove acquistare vini o fare degustazioni. Per la verità, prima dell'itinerario del mototurismo uscirà l'itinerario musicale. Anche qui narriamo la storia di eventi legati alla musica nei 16 comuni, tanto per rimanere a Fano, il Fano Jazz, oppure il Museo della Batteria che c'è qui alle porte di Fano.